Ciao, sono Marco, buona giornata e bentornati anche quest'oggi sul mio canale. Oggi parliamo di sistemi idroponici, lo facciamo col sistema idroponico della Parkside. Come vedete è questo al mio fianco, è un sistema per uso indoor, quindi vuol dire che va utilizzato in casa, è un sistema che ci permetterà di coltivare durante tutto il periodo dell'anno delle piantine di spezie e erbe aromatiche o magari anche delle piantine un po' più grandi. Come vedete io sto coltivando delle piantine di pomodoro nano che arrivano a un'altezza massima di 30-35 cm, che è il massimo che si può coltivare con questo tipo di serre. Serra che non ho comprato in Italia ma sul sito della Lidl in Germania, appena l'ho visto non ha saputo resistere, primo perché sono appassionato di queste serre, come vedete dalla foto già ne posseggo due, una che ho comprato un annetto fa e l'altra che mi sono autocostruito un paio di mesi fa. E l'altro motivo è il prezzo, perché l'ho pagata soltanto 29 euro, vi dico soltanto perché una serra di queste caratteristiche, di queste dimensioni, ha un prezzo che parte dalle 100 alle 120 euro, quindi prezzo che è 5-6 volte minimo il prezzo del mercato. Serra che vi consiglio di comprare perché funziona benissimo, ha tantissimi pregi, pochissimi difetti. Difetti ne ho riscontrati soltanto 2 o 3, poi quando parleremo delle caratteristiche, quando ve la farò vedere più da vicino, ve ne parlerò. Ora vi spiegherò come funziona un sistema idroponico e poi vi farò vedere come far crescere le piantine all'interno di questo sistema. Allora, un sistema idroponico è un sistema dove far crescere le piantine al di fuori del terreno, quindi le faremo crescere all'interno dell'acqua. Nell'acqua chiaramente metteremo noi dei fertilizzanti, quindi dei nutrienti. In questa maniera la piantina sarà meno stressata perché non dovrà cercarsi i nutrienti all'interno del terreno e in più chiaramente crescerà molto meglio perché noi daremo dei fertilizzanti mirati, giusti per il tipo di piantina che faremo crescere. Quindi la piantina crescerà con meno problemi. Dimensione della serretta 47x18 cm. All'interno possiamo coltivare fino a 10 piantine tramite 10 di questi cestini. 5 cestini davanti, 5 cestini dietro. Da qui possiamo gestire il livello dell'acqua, c'è un massimo e un minimo, chiaramente l'acqua dovrà essere tra il massimo e il minimo. Se scenderà sotto il minimo si dovranno effettuare i rabbocchi tramite questo imbuto, si collega qui nell'angolo e si inserisce l'acqua. Ora vediamo come funziona all'interno della vasca. Come vedete ci sono i cestini con le radici, metà radici stanno all'interno dell'acqua e l'altra metà al di fuori dell'acqua. Questo perché? Perché le radici hanno bisogno sia dei nutrienti ma anche dell'aria per essere ossigenate. E in più questo sistema idroponico è dotato anche di una luce, che come vedete è questa, è una lampada che simula la luce del sole. Non si usa come lampada normale di casa perché fa male agli occhi, è una lampada che è stata creata appositamente per la crescita delle piantine. Ci sono 40 LED con una potenza di 20 watt, quindi meno di una lampadina di casa, consuma meno di una lampadina di casa. Da qui possiamo svitare la lampada e poterla alzare. Questo perché? Perché se le piantine sono piccole è giusto che la lampada sia in basso, più le piantine crescono e più noi dovremmo alzare la lampadina. Lampada che è anche dotata di una programmazione, ha la programmazione di 8 ore di luce spenta e 16 ore di luce accesa. Come funziona questa lampada? Partendo dalla luce spenta, se noi l'accendiamo una volta soltanto non c'è la programmazione, quindi dovremmo noi accenderla e spegnerla ogni volta. Per far partire la programmazione dobbiamo spegnere la luce, accenderla, spegnerla e accenderla un'altra volta. Qui c'è una luce LED che si accende di verde e quindi vuol dire che la programmazione è attivata. Cosa vuol dire? Vuol dire che dal momento che noi l'abbiamo attivato la programmazione la luce rimarrà accesa per 16 ore e poi per 8 ore si spegnerà. Quindi molto comodo perché non dovremmo ricordarci ogni volta noi, ogni giorno, di dover accendere e spegnere la luce. Farà la lampada il lavoro a posto nostro. Ora siamo pronti per inserire l'acqua nel nostro sistema idroponico. Prima di fare questo però dobbiamo aggiungere all'acqua il fertilizzante, quindi i nutrienti per le nostre piantine. Vanno utilizzati dei fertilizzanti apposta per il sistema idroponici. Allora, questo l'ho comprato all'IKEA, quello che avevo comprato l'altra volta l'avevo preso mi pare all'Esselunga. Leggiamo bene le dosi, quanto ce ne vuole in base ai litri d'acqua. Io ho utilizzato l'acqua delle bottiglie, chiaramente non quella del rubinetto perché c'è troppo calcare. Le dosi sono poco meno di mezzo bicchierino per 3 litri.
con questo tipo di fertilizzante, quindi mettiamo il fertilizzante nell'acqua. E poi mettiamo l'acqua nel sistema idroponico. Ho lasciato uno spazio libero giusto per farvi vedere. Io faccio germinare le mie piantine all'interno della lana di vetro, oppure ci sono delle spugnette apposite. La lana di vetro costa molto di meno, con 2-3 euro fate germinare migliaia di piantine. Queste invece costano 7 euro, un centinaio di spugnette, è uguale, potete fare quello che volete. Allora, prendiamo il cestino, poi io utilizzo dell'argilla espansa, però alcuni utilizzano dei sassolini, è uguale. Mettiamo l'argilla fino a metà. Poi prendiamo una piantina, la adagiamo in mezzo e poi la ricopriamo di argilla espansa. Come vedete è semplicissimo. Siamo giunti alla fine del video, però prima di salutarvi vorrei parlarvi dei due piccoli problemi che ho riscontrato nella serra. Il primo, che diciamo che è quello più grave, che è quello del problema di non poter muovere l'acqua all'interno della vasca. Di solito all'interno di queste vasche c'è una pompetta che movimenta l'acqua e quindi la ossigena e non dà modo all'acqua di stagnarsi. Come vedete nel video, ho inserito questa piccola pompetta nel sistema che ho costruito io. C'è una pompetta simile anche nel sistema che ho comprato. Attivo questa pompetta mezz'ora al giorno e così non ho problemi. In questo sistema non c'è niente per movimentare l'acqua. Ho risolto il problema comunque comprando questo piccolo oggetto che vedete in foto, l'ho comprato sull'Express, costa 3 euro, sicuramente con quel sistema lì risolverò il problema. L'altro problema è un problemino piccolino, che è quello della luce. Già che hanno messo una programmazione nella luce, potevano sbattersi un po' di più e dar modo alla luce di poter essere dimerata. Secondo me la luce è una buona luce di qualità, vedo che le piantine apprezzano questa lampada. Però se inserivano anche un sistema di dimerare la lampadina sarebbe stato più gradito. Il sistema che hanno utilizzato loro di alzare e abbassare la luce, secondo me sì, è una cosa in più, ma non funziona bene come il fatto di poter dimerare. Negli altri due sistemi che ho, sia quello comprato che quello che ho costruito io, hanno 10 livelli di dimerazione della luce e in base all'altezza delle piantine o dal tipo delle piantine che voglio far crescere posso decidere io la potenza della lampadina. Niente, spero che il video vi sia piaciuto, se avete qualche domanda da farmi su questo sistema sono qui, scrivetemelo pure qui in basso e vi risponderò il prima possibile. Grazie e buona giornata.